Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Mi vedete così in accappatoio con un background completamente diverso perché sono in Trentino Alto Adige, precisamente all'hotel Solea. Sono stata invitata e sono qui con una mia cara amica di Trieste. Abbiamo fatto da Trieste, appunto io sono atterrata da Amsterdam a Venezia, poi sono andata a Trieste per tipo un giorno e mezzo. Adesso appunto sono qui in Trentino e poi domani siamo qui il weekend, poi domani torno a Trieste. Come sempre, quando sono ospite in qualche hotel, mi piace tantissimo portarvi con me e farvi il room tour e anche il tour della struttura. Quindi questo è quello che faremo oggi, perché so che vi piace anche tantissimo come tipologia di video. E appunto adesso vediamo assieme la nostra stanza. Fuori sta piovendo in realtà, quindi non c'è una luce fantastica, quindi bear with me. Però noi in realtà non ce ne frega niente del tempo, perché stiamo tutto il tempo nella spa, nella piscina. È fantastico. Adesso la mia amica è andata a godersi una bella sauna. Appunto, io vi faccio vedere la nostra stanza. Entriamo, la nostra stanza comunque è la numero 118. Entriamo e vi faccio vedere tutto, 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 tutto quanto. Porta d'ingresso, eccola qua, la lasciamo alle nostre spalle e subito davanti, questo è quello che vediamo, quindi sulla sinistra la zona notte, che è anche divisa da un piccolo gradino. Adoro il pavimento in legno, veramente bellissimo e fa molto clima di montagna. E questa è appunto la zona notte. Mentre se guardiamo dritto davanti a noi troviamo il bagno e sulla destra c'è invece tutta la zona giorno con il divanetto, tavolino, lì c'è anche il balcone che è anche parecchio grande e poi lì la zona del frigo bar. Ma appunto lasciando la porta d'entrata qui sulla nostra sinistra andiamo subito a vedere la zona letto. Il letto è gigantesco, comodissimo. Stiamo adorando tutti questi dettagli. Devo dire che veramente le lampade in questo hotel sono particolarissime e bellissime, tanto che vogliamo fare un collage di foto tipo solo delle lampade. Comunque sì, questo è il letto. Abbiamo già dormito qui una notte e abbiamo dormito benissimo. E sì, questi sono i dettagli con le luci. Adoro la testiera del letto, molto molto elegante, fatta così. Questo quadro molto carino. E poi invece davanti a noi c'è la TV con tutta la zona guardaroba, che è molto grande, ci sta un sacco di roba. Qui c'era anche l'accappatoio che sto indossando in questo momento. Sapete che io negli hotel voglio stare sempre in accappatoio e siamo appena state alla spa e tra un po' ci torniamo, quindi ovviamente tenuta da spa. Però sì, qui c'erano appunto gli accappatoi, molto molto comodi, e apprezzo sempre moltissimo quando gli accappatoi sono presenti nelle stanze. Qui abbiamo appunto questo mobile per mettere insomma gli abiti. Ci sono un sacco di cassetti, un sacco di spazio davvero. Noi ci fermiamo solo per il weekend, quindi non siamo state a svuotare le valigie, insomma abbiamo lasciato tutto in valigia, però c'è un sacco di spazio se dovesse servirvi, sia da questa parte che dall'altra parte per appendere gli abiti. Qui c'è la nostra TV, devo dire anche molto molto grande, ma naturalmente non la utilizziamo perché ci rilassiamo nella piscina. Qui ci sono altre, allora in realtà questa è un'altra copertina che stava sul letto, ma c'è abbastanza spazio anche qui. E poi da quest'altra parte ci sono altri cassetti super super spaziosi. Visto che mi piace sempre tantissimo farvi vedere le stanze da mille prospettive diverse, lo sapete, vediamo appunto la stanza anche da quest'altra prospettiva del letto. Là ci sono io, ciao! E sì, e questo è quanto per la zona letto. E adesso spostiamoci verso la zona giorno e vi faccio vedere tutto quanto. Qui, vabbè, non vi faccio vedere la mia valigia. In realtà volevo portare quella Louis Vuitton. L'ho lasciata a casa perché nella fretta di partire, cioè in realtà a casa a Trieste, in realtà non ad Amsterdam, a Trieste le avevo entrambe. Poi, vabbè, nella fretta ho preso questa. E con me ho portato due borsette. Sono arrivata con la Chanel Jumbo, che è la mia
borsa go-to bag, praticamente la uso sempre ed è super spaziosa, quindi ci sta anche quando viaggio. E poi ho portato quest'altra, la mia Chanelina vintage rosa, che è stata appena pulita e sistemata, è tipo degli anni 90, lo sapete, l'ho presa già vintage, ma è una figata perché ha anche il logo placcato oro che le nuove Chanel non hanno. Qui ho infilato la chiave e questo adoro quando gli alberghi hanno questa opzione. Ormai quasi tutti, ma non tutti, non è una cosa che si dà per scontata. Appunto, nel momento in cui usciamo dalla stanza, togliamo la chiave, tutte le luci si spengono nella stanza in modo da evitare sprechi, quindi adoro questa cosa. Quindi appunto qui c'è la nostra chiave e poi appunto vediamo la zona giorno e proseguiamo. Vi dicevo che qui c'è appunto un piccolo gradino che divide la zona notte dalla zona giorno, cosa che mi piace molto. E qui vediamo, c'è un divano, che questo è molto comodo, ci abbiamo messo tutti i cuscini che in realtà stavano sul letto, con due quadri molto moderni. E poi abbiamo anche un tavolino con due sedie, queste sono molto simili alle sedie che io ho a casa perché le adoro, queste così in plastica trasparenti. Quindi sì, c'è il divanetto con il tavolino e le sedie. Mi piace un sacco il fatto che ci sia anche questo profumatore per ambienti, è buonissimo. E poi bellissima anche questa cornice con una frase motivazionale. E poi da quest'altra parte, appunto qua dietro, c'è la zona bar, mini bar. Qui abbiamo lo spumante, bicchieri, qui c'è la macchinetta per il caffè, molto utile se bevete il caffè, non è il mio caso, l'unica italiana che non beve caffè espresso, lo so, ok, non ci soffermiamo, però c'è la macchinetta per il caffè, in realtà ci sono anche tè e tisane. Dopo il minibar e la zona rinfresco vi faccio vedere il bagno, che sta proprio davanti alla porta d'entrata. Questo è il lavandino, specchio molto ampio, devo dire, con anche lo specchietto piccolino con la luce per andare a, non lo so, fare le sopracciglia o comunque andare a guardare le imperfezioni sul viso. Questi specchi ti fanno vedere tutto, anche le imperfezioni che non hai. C'è anche il phon, cosa che mi piace sempre molto sottolineare quando vado negli hotel, perché non è scontato che ci sia. E poi qui, vabbè, abbiamo il bidet ed il WC. Bidet sei un miraggio che ad Amsterdam nessuno ce l'ha. E poi invece dietro la porta, chiudiamo la porta così vedete tutto meglio. E appunto dietro la porta c'è il box doccia. Eccolo qui. All'interno c'è il mio detergente per il viso, che è quello di Yepoda, che ho portato nel mini size, ma è quello di Yepoda, il mio rasoio, e poi lo shampoo dell'hotel, che ha un profumo pazzesco. Adesso assieme vediamo il lavandino. Vi faccio vedere anche i prodottini che ho trovato qui nell'hotel. C'è il body and hand wash, il doccia schiuma ha un profumo anche questo buonissimo, molto rilassante. E qui abbiamo, questa non l'ho ancora utilizzata, c'è la crema per il corpo e per le mani. Poi qui ci sono tutti i prodottini che ho portato io nel mio beauty case. C'è, vabbè, la mia spazzola per l'extension, i miei sieri per le ciglia, il retinolo immancabile, anche se non posso prendere il sole quando lo applico, deodorante, shampoo secco, anche questo immancabile in travel size, crema occhi Clinique e crema occhi Pixie con retinolo che applico solo la sera, crema giorno e scrub detergente sempre di Clinique, crema notte, questa è di It Cosmetics, struccante pink oil di Labcare, molto delicato, ed il mio immancabile autoabbronzante per il viso, che appunto sto per finire, di Diego dalla Palma. Adesso non ci resta che vedere il terrazzo. Il tempo appunto è quello che è, questo weekend sta piovendo, ma è molto grande, ve lo faccio vedere. Da questa parte c'è un tavolino con le sedie e dall'altra parte abbiamo questa vista stupenda. Non so il nome di questo monte, scrivetelo se lo sapete nei commenti. Adesso che avete visto tutta la stanza, vi porto giù a vedere la piscina e la zona sauna. Prendiamo l'ascensore e vi porto
giù, andiamo a vedere, non vedo l'ora di rilanciarmi in piscina. Andiamo quindi, adesso eravamo a 1, nel piano 0 c'è la reception, il bar, il ristorante, noi adesso andiamo in meno 1, wellness e beauty. Arrivati. Eccoci qua, parlo piano così non disturbo perché c'è un silenzio qui veramente che è fantastico. E questa è la zona dello spa. Bellissima, c'è anche un profumo buonissimo. E invece di qua entriamo, vi faccio vedere la piscina. Non voglio disturbare gli ospiti, quindi non voglio filmare loro, ma qui c'è una piscinetta bassa e poi qui ce n'è un'altra con anche l'idromassaggio che si può accendere. In questo momento è spento, ma c'è sia un idromassaggio qui, poi il resto della piscina e si prosegue, si può aprire e si esce poi all'aperto. Quindi c'è sia una parte di piscina al chiuso che una parte di piscina all'aperto. E questa è una vista davanti, bellissimo. Sono uscita così vi faccio vedere anche tutta la parte esterna che è meravigliosa. Questa mattina c'era il sole e stavamo lì su quelle due sedie a sdraio, ci sono anche gli ombrelloni e poi questi gazebi comodissimi, cioè qui potrei dormire tutto il giorno tipo. E proseguiamo. Faccio vedere la parte esterna della piscina, bellissimo questo periodo perché c'è tantissima pace e ci sono anche pochi ospiti. Quella lì è la sauna finlandese, cioè ragazzi guardate che vista. Cioè, poi per me che abito in Olanda vedere le montagne è praticamente un miraggio. Ed eccola qui la parte esterna della piscina, è comunicante appunto, quindi si esce direttamente, l'acqua è riscaldata, si sta benissimo all'interno ragazzi. E qui ci sono altri idromassaggi che vanno accesi, c'è il pulsantino, è meraviglia. Altro gazebo con divano super comodo. E qui volevo farvi vedere la sauna finlandese in questa casetta troppo bellina, qui c'è anche la doccia, eccola qui, che è la stessa sauna che ho anch'io a casa, è anche parecchio grandina, devo dire, chissà se c'è qualcuno, altrimenti ve la faccio vedere dall'interno. Stavo aprendo la porta ed è uscito un calore terribile, quindi mi sa che c'è qualcuno, non disturbiamo, però sì, godiamoci questa vista ragazzi perché è stupendo, veramente un weekend di relax pazzesco. E questo è il nostro hotel dall'esterno. Vi lascerò comunque tutti i link qua sotto nel box informazioni se volete vedere il sito dell'hotel direttamente. E questo è quanto mia family per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto questo tour, vi mando un bacio gigantesco, come al solito venite qua che vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!